Ciao, sono Fabrizio Foti, sono un architetto e sono anche ricercatore di composizione architettonica urbana presso l'Università degli Studi di Catania, dove insegno alla Facoltà di Architettura di Siracusa. E alla MEID tengo un corso del primo anno, disegno tecnico e progettuale, il che non è un fatto casuale perché da sempre nella mia vita coltivo un interesse diciamo, personale ma anche a livello di ricerca sul disegno in tutte le sue modalità di espressione e di forma come strumento di formazione di una cultura visuale e come strumento di conoscenza, quindi della realtà. Il corso di disegno tecnico progettuale 1 prevede alcune esercitazioni che accompagnano lo studente progressivamente verso la comprensione dell'astrazione, della restituzione della vera forma geometrica di un oggetto, passando dal disegno a mano dal vero dell'oggetto, quindi rappresentato per come si vede, alla rappresentazione dell'oggetto per com'è. Quindi attraverso il tentativo di restituzione della forma geometrica in vera forma dell'oggetto nelle sue immagini principali. Quindi la prima forma di conoscenza dell'oggetto avviene attraverso la restituzione geometrica della forma. Dopodiché si investigano anche le sue caratteristiche materiali e come il materiale ci restituisce delle percezioni fenomeniche dell'oggetto stesso. Infine, dopo aver conosciuto l'oggetto nelle sue caratteristiche formali, metriche, ergonometriche, ergonomiche e anche materiche, si produce un'ultima esercitazione in cui lo studente deve cercare di comunicare l'oggetto nelle sue caratteristiche. Quindi si simula il progetto di un manuale utente, di un menabò per una campagna pubblicitaria, per uno spot televisivo e un manifesto pubblicitario.